Russia e Olanda, oltre alle altre, sembra essere uno dei gironi più difficili del mondiale. Non so, per me mi sembra che ogni girone ha difficoltà. E adesso dobbiamo vedere a Thailand. Non un'altra squadra. Thailand ha fatto una guerra contro la Russia. È importante per noi. Vediamo fuori, ma solo in questa squadra. Invece, guardando un pochino più avanti, è un mondiale molto lungo, per vincerlo ci vogliono 13 vittorie. Come vi siete preparati e come pensate di gestire questo cammino? Per una squadra che vincere questo torneo, per noi dobbiamo avere contribuzioni da ogni giocatrice, 14 in tutto. Dobbiamo avere questo e speriamo di avere questo, perché è tanto lungo se dipendiamo solo sulle 7 giocatrici vicino alla fine, non c'è molto sarebbe stanco. Ok, guardando alle altre avversarie, anche degli altri gironi, quale pensa che possano essere le principali candidate per vincere il mondiale? Principale candidate, sicuro Brasile, Italia come the host, la Russia come defending champion, campione di 4 anni fa, Giappone, medaglia d'argento da Grand Prix, la Cina, ci sono tante squadre fortissime di qua. Okay. Gli Stati Uniti hanno sempre giocatrici nuove da presentare al mondo, avete sempre tanto ricambio. Una giocatrice che verrà in Italia è Adams, come la presenta ai tifosi di Conegliano? Questo è per lei la seconda stagione con la nazionale americana. Lei ha fatto molto bene in queste 2 stagioni, ha imparato molto, lavora duro. Ha fatto bene così. Invece, per chiudere, una giocatrice che magari ancora si conosce un po' meno, ma che lei suggerisce di tenere particolarmente d'occhio? Giovane. Anche giovane. Forse Kim Hill ha giocato abbastanza bene oggi, come outside hitter. La nostra libero, Kayla Bedworth, non ha giocato molto per la nazionale prima di l'anno scorso, ma ci sono tante nomi.